Buonasera, benvenuti ad Acque Alte. Siamo sul sentiero che conduce al lago Falher. La giornata è meravigliosa, il panorama da quassù è stupendo. Oggi faremo un'immersione all'interno di questo lago. Siamo insieme a Gaetano Aiello, istruttore e presidente del TTKH Tech Diving. Ci spieghi la giornata di oggi come si svolge? Beh, innanzitutto faticosa, nel senso che abbiamo visto l'inizio. Ci stiamo dirigendo, come dicevi tu, verso il lago Falher, il che vuol dire portare su circa 500-600 kg di attrezzatura. Saremo impegnati in un'immersione in quota diversa rispetto al livello del mare. Dovremo fare i conti con alcuni fattori correttivi, con temperatura ridotta e con altrettanta visibilità ridotta. Gaetano, siamo finalmente arrivati sulle rive del lago, avete trasportato un carico imponente di attrezzatura. Sì, fare immersione in altitudine non è come fare immersione al mare, nel senso che comunque a livello di logistica bisogna ragionare diversamente. Abbiamo trasportato circa 500 kg di attrezzatura tra bombole e materiali di riserva e gommone senza il motore. Questo fa sì che comunque gli sforzi siano abbastanza sostenuti per raggiungere il lago, 2400 metri. Cominciamo da questo lago perché si è verificato un problema qualche mese fa rispetto a una moria di pesci che si sono verificati nelle acque. Siamo a ridosso del lago Falher, a 2409 metri. Recentemente abbiamo riscontrato una moria di trote fario. A seguito di questa c'è stato l'intervento del Corpo Forestale e dell'ARPA per vederne le ragioni. Oggi completeremo e cercheremo di verificare quali sono state le cause che hanno potuto portare a questa moria. Oltre a questo avremo anche il compito di eseguire una mappatura del lago. E mappatura cosa significa? Dare tutta una serie di informazioni al consorzio pesca, il che vuol dire visibilità, temperatura dell'acqua, morfologia del fondale, quindi la composizione eventualmente di sassi o di limo o di sabbia, quello che sarà. Una mappatura dettagliata di questo fondale non è mai stata fatta? No, non è mai stata fatta. In effetti, d'accordo con il consorzio pesca, parte questo programma denominato Acque Alte, nel quale sono stati individuati circa una ventina di laghi, per cui noi forniremo tutto quello che è la parte subacquea come scuola. Quindi scenderemo in acqua con il gommone, scandaglieremo per bene il lago e analizzeremo quello che sarà la composizione del fondo e il fondale in sé. Recentemente è stato creato questo circuito escursionistico che si chiama il Tour de Mont Falher, dove c'è un sentiero che congiunge le valli del Gran San Bernardo e attraverso i colli congiunge due rifugi abbastanza recenti di costruzione che sono il rifugio Mont Falher e il rifugio Chaligne. Qua siamo in comune di Sar, nella conca del Falher, ai piedi del Mont Falher, vicino al lago omonimo, e una zona ritengo abbastanza di un certo pregio paesaggistico, caratterizzata anche dalla presenza di tipica fauna alpina. Infatti qua è una zona, diciamo, dove la caccia è limitata, una zona caccia specifica. 5 io ne ho, sto guardando i colori, anche perché i colori potrebbero avere un... Io ne ho alcuni gialli per distinguere la visibilità dalla composizione del... No, la profondità dalla composizione del fondale. 3, 4, 5,
6, tutti arancioni, 7. Perfetto. Tutti arancioni. Allora facciamo arancione, profondità. Gli altri gialli li lanciamo quando invece cambia cambio di fondale. La sonda è a posto, Ale? A posto, a livello sotto. E adesso vediamo un po' come fissare questo, che così almeno lo leggiamo meglio. L'importante è che sia parallela, che non punti verso il basso, no, se no non ci dà il fondale. Poi al limite la regoliamo, esatto, con la vitina lì. Sì. Ok, display lo lasciamo qua, dici? Sì, ma così lo leggiamo, così riusciamo a leggere e scriviamo. Ok. Perché sennò poi se lo teniamo in mano dobbiamo fare già troppe cose sulla parte. Stiamo montando l'ecoscandaglio con il trasduttore, che vuol dire che questo apparecchio ci darà la composizione del fondale e la presenza eventuale di pesce. Noi come Consorzio Regionale Pesca ci occupiamo ovviamente di tutti gli aspetti legati alla gestione della pesca, quindi gli aspetti più classici legati al rilascio dei permessi, per esempio, o al ripopolamento dei laghi, dei torrenti e tutte le attività connesse. E un altro importante lavoro che facciamo collegato alla nostra attività è anche il lavoro di monitoraggio, di studio, di indagine delle popolazioni ittiche e degli ambienti che ospitano le popolazioni ittiche. Oltre a indagare le cause che hanno portato alla moria nel lago, tutte le indagini e le attività che facciamo oggi sono anche utili per pianificare le attività di ripopolamento e di missione che vengono fatte. Questa moria che si è verificata è un evento eccezionale. Fino adesso è stato studiato con i parametri più semplici, più classici, cioè i parametri chimico-fisici e microbiologici. Abbiamo guardato indagato la presenza di tossici ambientali nell'acqua, quindi magari idrocarburi e altre sostanze inorganiche. Abbiamo provato a valutare anche la presenza di batteri che spesso creano queste morie massicce nei laghi. Ma fino adesso risposte da questo tipo di indagine non ne abbiamo avute. È molto difficile, passa il tempo, l'azione di questi contaminanti ambientali spesso si maschera nel tempo, non è più facile più trovare delle cause effetto, dei legami causa effetto molto, molto evidenti. Questa occasione è particolarmente preziosa per noi perché in funzione di come è fatto il lago, della forma, del tipo di vegetazione, delle macrofite acquatiche che ci sono, anche la diffusione di eventuali agenti patogeni o di tossici ambientali viene fortemente influenzata. Quindi la stratificazione termica, il rimescolamento del vento e tutta la massa acquosa. E siamo molto curiosi, siamo molto interessati a capire anche noi come interpretare i risultati di questa giornata di monitoraggio. Hai preparato le lavagnette qua con i dati da prendere? Sì, con una serie di voci. E se vuoi facciamo un ripassino. Così... Tu hai preso la tabella, quella completa che avevamo fatto in ufficio, giusto? Esattamente. Con tutta la lista delle cose che ci interesserebbe sapere, eccetera, eccetera. Sono partito da là. Okay. Sono partito da quella tabella e non abbiamo fatto nient'altro che riscrivere su queste lavagnette subacquee quelle voci, quindi dalla temperatura, la visibilità, la sospensione. Diventa più facile per noi non trascrivere tutto, quindi il subacqueo, cioè, andrà soltanto poi... Sì, compili solo... Fondale, limo, sassi, rocce, ghiaia, okay. La presenza di vegetazione. Qui cosa fai? Metti quello che vedi o riesci magari addirittura a avere una sorta di percentuale o di graduatoria, diciamo così, della copertura del fondo? Cioè, che ne so, tu vedi tanto limo, allora metti la maggior parte della copertura è a limo e gli metti un 5, per dire. Sì. Poi vedi che il secondo tipo di substrato più presente è non so, la ghiaia, gli metti 4. E a scendere con gli altri, se sassi non ce n'è per niente, metti 0. Oppure metti solo... Va bene, possiamo seguire questa... Perché è interessante sapere... ovviamente se c'è quel tipo di substrato, è interessante anche sapere se è prevalente rispetto agli altri, no? Va bene, allora per ogni voce andiamo a mettere la percentuale di presenza. Termoclino, quindi se c'è il termoclino sì o no, corrente per eventuale comunque entrata di torrenti vari, certo. E pesci, quello che andiamo... Esatto. Allora, facciamo il briefing generale della giornata. E due gruppi,
gruppo A e gruppo B, un gruppo guidato da me e un gruppo guidato da Daniele. Con Daniele sono Barbara e Fabio, con me sono Nicole e François. Ok? Entriamo non in contemporanea, quindi in due momenti diversi. I punti d'ingresso sono contrassegnati dalle due bandierine. Come dicevamo la volta scorsa, attraverseremo il lago da parte a parte. Ali ha già preso i punti con il GPS e prenderà i punti con il GPS una volta che usciremo fuori dall'acqua, quindi dall'altro altro versante. Io guido l'immersione con la bussola, quindi manterrò la rotta fino all'altro versante. François invece ti occuperai delle riprese e Nicole invece si occuperà della parte più tecnica, quindi andrà a compilare tutta una serie di dati. E stessa cosa farà il gruppo di Daniele. Avremo dei pedagni, avremo circa 6 o 7 pedagni. Ogni pedagno vuol dire, significa qualcosa, quindi al lancio di un pedagno significherà cambiamento di profondità e lancio dell'altro pedagno cambiamento di fondale. Alessandro dalla superficie con il suo gommone marcherà tutti quanti i punti in maniera poi da ricostruire esattamente quello che c'è sott'acqua. Dobbiamo solo definire il pedagno della profondità e il pedagno del fondale, in maniera poi da essere più veloci fuori. C'è anche da verificare se in profondità la visibilità permette di scegliere un pedagno più che un altro. Io manderei il pedagno e segnerei, se è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, quello che è sulla lavagnetta o da polso o quella lì, cosa rappresenta quel pedagno lì. Pedagno 1, F, fondale. Pedagno 5, però lo 5, devi segnare, dobbiamo indicarlo noi alla persona che segna. Chi scrive ha un compito delicato. Vediamo le due lavagnette, il lago in sezione e poi tutti i dati che dovranno essere riportati sott'acqua. E, in sezione, noi abbiamo suddiviso la lavagnetta in 4 zone, in maniera che ognuno poi andrà a riportare esattamente i dati nella zona in cui si trova. Mi spiego, da 0 a 5 non andiamo a rilevare nulla. Qua inizia la fascia dei 5 metri, dai 5 ai 7 metri, e andremo a contrassegnare nella prima zona, contrassegnata appunto il numerino 1. Numero 2 significa che andremo a riportare tutto quello che incontriamo tra 5 e 7 metri, e via dicendo 7, 9, 9, 11. Io ho 231 gradi sud-ovest, sul GPS te li dovrebbe dare, però puntando al muretto dall'altra parte mi dà 231. Thank you.
e adesso seguiamo le bolle che stanno uscendo dall'acqua per avere la direzione, e poi appena esce il pedagno vediamo il segnale, prendiamo il punto GPS con il rilevamento della profondità con l'ecoscandaglio, così abbiamo riferimento sia loro sotto che noi sopra. Hanno buttato il secondo pedagno dietro, adesso siamo circa a metà, dovrebbe uscire il terzo che stiamo aspettando, dovrebbe essere quasi imminente perché siamo oltre i due terzi del lago. Massima profondità 5,2 metri, temperatura dell'acqua 14 gradi, il fondale è un po' noioso, però si lascia fare. Ora com'è la situazione? Bene, bene. Abbiamo attraversato in lungo e in largo il lago e direi che abbiamo preso un po' tutti quanti i dati che ci eravamo prefissati. Temperatura neanche particolarmente fredda, 14 gradi, in superficie 14 gradi vengono mantenuti anche sul fondo, e pensavamo fosse un po' più fondo e invece no, ci fermiamo intorno ai 6 metri e mezzo di profondità. Pesci? Visto qualcosa? Pesci il mio gruppo no, nessun avvistamento, mentre il secondo gruppo, il gruppo di Fabio, di Barbara e di Daniele, sì, hanno incrociato un paio di scazzoni, quindi... Però ci si ferma a quello. Ci si ferma a quello, sì. La vegetazione è formata principalmente da alghe, e una vegetazione che si va a perdere nel centro del lago, perché poi incontriamo un fondale praticamente pianeggiante, fermo, stabile intorno ai 5 metri. Ed è torbido o c'è una buona visibilità? Come... La visibilità è, diciamo, media, una media visibilità, quindi ci si vedeva da compagno a compagno mantenendo una distanza di circa 2 metri. Media che vuol dire che non si va oltre 2 metri, però? Oltre i 2 metri no, però per noi è già sufficiente, è già buona. È già buona perché questo ci permette di leggere gli strumenti di precisione, quindi di scambiarsi anche delle occhiate tra compagni. Daniele Pes, subacqueo profondista, subacqueo tecnico, come hai trovato questa immersione nel lago Falerre? Beh, non è proprio un'immersione da profondista, perché la profondità è decisamente modesta. È vero, siamo a oltre 2400 metri di quota, ma la modesta profondità non comporta difficoltà particolari per quanto riguarda l'immersione. È vero, bisognerebbe evitare comunque sforzi adesso dopo l'immersione, ma è proprio una profondità decisamente modesta. Senti, il fondale, la visibilità, com'erano? Mi aspettavo qualcosa di peggio, devo dire la verità, perché spesso i laghi alpini hanno una visibilità decisamente nulla, l'acqua è verde, verdastra, visibilità nulla, mentre invece in questo caso discreta. Questa giornata sì, aggiunge delle informazioni, perché abbiamo visto appunto che non ci sono praticamente più pesci e ci sono tutta una serie di cadaveri di pesci sul fondo, però non aggiunge altre informazioni dal punto di vista, diciamo, più della potenziale causa.
perché già le analisi che avevamo fatto in precedenza su, appunto, sulla presenza di inquinanti organici, inorganici, non avevano dato nessun tipo di esito, quindi non sembrava esserci un tossico, una sostanza tossica nel lago, nell'acqua del lago, che potesse causare questa moria. Sembra in questo caso più plausibile, ed è anche documentato in altri casi, la presenza di un batterio che ha creato un'epidemia, che ha decimato, che ha completamente decimato la popolazione di pesci, e di cui però non si ha traccia né nei campioni che possono essere raccolti adesso né in quelli che abbiamo raccolto precedentemente. Quindi rimane un po' così, un episodio a spot che è difficile veramente indagare. Vedremo nei prossimi anni se la gestione in qualche modo verrà a darci delle informazioni in più, la gestione diciamo così aleutica della pesca ci darà qualche informazione in più. Sembra a questo punto ancora più motivata la scelta del consorzio di non riaprire la pesca del lago, perché la situazione non è ancora chiara da questo punto di vista. Pesci pochissimi. Pochissimi, sì, non possiamo dire niente, ma pochissimi veramente, si contano sulle dita delle tue mani. La chiusura di questa giornata nell'andare a verificare le ragioni perché era successo questo fatto, i dati non sono certamente confortanti, perché non sono stati trovati dei pesci, e questo certamente preoccupa e dovrà far cambiare anche il modo di gestione di questo lago da parte del Consorzio Pesca, per cui per alcuni anni sarà tenuto chiuso, nel mentre andremo ad analizzare ulteriormente per vedere se la fauna ittica potrà ancora stare e quale specie rimettere nel lago, se salmerino alpino o se fario. E certo noi ci aspettavamo un dato migliore, questo è un dato che decisamente ci preoccupa, è negativo, è più negativo di quello che noi potevamo immaginare, perciò dovremo riflettere ulteriormente. Gaetano, una logistica complicata, ma alla fine il risultato pagato. Soddisfatti. Una bella giornata, e quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto una serie di rilievi, preso una serie di informazioni e dati sul lago. Ottimo il gruppo di lavoro, l'organizzazione, tutti i compagni di squadra si sono dati da fare, ognuno con un compito ben specifico, e questo ci ha permesso comunque di raggiungere l'obiettivo. Perfetto. E allora chiudiamo qui questa puntata di Acque Alte. Dal lago Falher vi salutiamo, buonasera e grazie.